Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il 2 di agosto del 2021. Noi siamo qui perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi stiamo leggendo la parola di Dio. Il primo di gennaio noi abbiamo incominciato con Genesi capitolo 1 e noi già abbiamo letto tanti libri della Bibbia, sempre da lunedì al venerdì a mezzogiorno, oppure dopo, dove vuoi e quando vuoi. Ora siamo arrivati addirittura al libro di Primo Re. E noi durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 7. Noi ci siamo fermati il venerdì scorso, abbiamo letto Primo Re capitolo 7 fino al versetto 12, ma questa mattina incominceremo dal versetto 13 e concluderemo questo capitolo 7. Quindi Primo Re capitolo 7 leggeremo dal versetto 13 all'ultimo versetto, che è il versetto 51. Parola del nostro Signore, Primo Re. Il re Salomone fece venire da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali, suo padre era di Tiro. Egli lavorava il bronzo, era pieno di saggezza, di intelletto e di abilità per eseguire qualunque lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori da lui ordinati. Fece le due colonne di bronzo, la prima aveva 18 cubiti di altezza e una corda di 12 cubiti misurava la circonferenza della seconda. Fuse due capitelli di bronzo per metterli in cima alle colonne. L'uno aveva 5 cubiti d'altezza e l'altro 5 cubiti d'altezza. Fece un reticolato, un lavoro d'intreccio, dei festoni a forma di catenelle per i capitelli che erano in cima alle colonne. 7 per il primo capitello e 7 per il secondo. Fece due ordini di melagrane attorno all'uno di quei reticolati per coprire il capitello che era in cima a una delle colonne. E lo stesso fece per l'altro capitello. I capitelli che erano in cima alle colonne nel portico erano fatti a forma di giglio ed erano i di 4 cubiti. I capitelli posti sulle due colonne erano circondati da 200 melagrane in alto vicino alla sporgenza che era al di là del reticolato. C'erano 200 melagrani disposti attorno al primo e 200 intorno al secondo capitello. Egli rezzò le colonne nel portico del tempio, rezzò la colonna a destra e la chiamò Iachim. Poi rezzò la colonna a sinistra e la chiamò Boaz. In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio. Così fu compiuto il lavoro delle colonne. Poi fece il mare di metallo fuso che aveva 10 cubiti da un lordo all'altro. Era di forma perfettamente rotonda, aveva 5 cubiti di altezza e una corda di 30 cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto l'orlo lo circondavano dei frutti di colloquintide, 10 per cubito facendo tutto il giro del mare. I frutti di colloquintide disposti in due ordini erano stati fusi insieme con il mare. Questo poggiava su 12 bue, dei quali 3 guardavano a settentrione, 3 a occidente, 3 a meridione e 3 a oriente. Il mare stava su di essi e le parti posteriori dei bue erano volte verso il centro. Esso aveva lo spessore di un palmo e il suo orlo fatto come l'orlo di una coppa. Aveva la forma di un fior di giglio e il mare conteneva 2000 batti. Fece pure le 10 basi di bronzo, ciascuna aveva 4 cubiti di lunghezza, 4 cubiti di larghezza e 3 cubiti di altezza. Il lavoro delle basi consisteva in questo. Erano formate di riquadri tenuti assieme per mezzo di sostegni. Sopra i riquadri, fra i sostegni, c'erano dei leoni,
dei bue e dei cherubini, lo stesso sui sostegni superiori, ma sui sostegni inferiori, sotto i leoni e i bue, c'erano delle ghirlande a festoni. Ogni base aveva quattro ruote di bronzo, con gli assi di bronzo, ai quattro angoli c'erano delle mensole sotto il bacino. Queste mensole erano di metallo fuso, di fronte a ciascuna stavano delle ghirlande. Al coronamento della base nell'interno c'era un'apertura in cui si adattava il bacino. Essa aveva un cubito d'altezza, era rotonda della forma di una base di colonna. Aveva un cubito e mezzo di diametro, anche lì c'erano delle sculture, i riquadri erano quadrati e non circolari. Le quattro ruote erano sotto i riquadri, gli assi delle ruote erano fissate alla base e l'altezza d'ogni ruota era di un cubito e mezzo. Le ruote erano fatte come quelle di un carro, i loro assi e i loro quarti, i loro raggi, i loro mozzi erano di metallo fuso. Ai quattro angoli di ogni base c'erano quattro mensole di un medesimo pezzo con la base. La parte superiore della base terminava con un cerchio di mezzo cubito d'altezza e aveva i suoi sostegni e i suoi riquadri tutti d'un pezzo con la base. Sulla parte liscia dei sostegni e sui riquadri Chiram scolpì dei cherubini, dei leoni e delle palme, secondo gli spazi liberi, e delle ghirlande tutto intorno. Così fece le 10 basi, la fusione, la misura e la forma erano le stesse per tutte. Poi fece le 10 conche di bronzo, ciascuna delle quali conteneva 40 bati ed era di 4 cubiti, ogni conca posava sopra una delle 10 basi. Egli collocò le basi così, 5 al lato destro della casa e 5 al lato sinistro. Mise il mare al lato destro della casa verso sud-est. Chiram fece pure i vasi per le ceneri, le pallette e le bacinelle. Così Chiram compì tutta l'opera richiesta dal re Salomone per la casa del Signore. Le due colonne, le volute dei capitelli in cima alle colonne e due reticolati per coprire le due volute dei capitelli in cima alle colonne. Le 400 melagrane per i due reticolati a due ordini di melagrane per ogni reticolato che coprivano le due volute dei capitelli in cima alle colonne. Le 10 basi, le 10 conche sulle basi. Il mare che era unico e i 12 bue sotto il mare. I vasi per le cenere, le pallette e le bacinelle. Tutti questi utensili che Chiram fece a Salomone per la casa del Signore erano di bronzo lucido. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argilloso tra Succot e Sartan. Salomone lasciò tutti questi utensili senza verificare il peso del bronzo perché erano in grandissima quantità. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa del Signore, l'altare d'oro, la tavola d'oro, sulla quale si mettevano i panni della presentazione, i candelabri d'oro puro, 5 a destra e 5 a sinistra, davanti al santuario con i fiori, le lampade e gli smoccolatoi d'oro. Le coppe e i coltelli, le bacinelle, i cucchiai e i braccieri d'oro fino e i cardini d'oro per la porta interna della casa all'ingresso del luogo santissimo e per la porta della casa all'ingresso del tempio. Così fu compiuta tutta l'opera che il re Salomone fece eseguire per la casa del Signore. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa del Signore. Parola del nostro Dio, del nostro Signore. Io ringrazio Dio perché abbiamo potuto durante questa puntata incominciare un nuovo mese, una nuova settimana, una nuova giornata per la grazia di Dio. Io mi auguro che tu possa essere con me durante questi giorni, noi possiamo continuare
a leggere la parola del Signore. Questa mattina alle 7 abbiamo avuto Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Ti do l'appuntamento per il mercoledì affinché noi possiamo pregare insieme. Inoltre anche mercoledì sera alle ore 20, PIS pregando insieme al Signore. Non perdere l'occasione di continuare a fortificare nella parola del Signore. Che Dio ti benedica, un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.